Ciao a tutti, questo video ha un livello di nerdità estremamente alto. Oggi mi presento in veste di scrittore e più precisamente come narratore di un periodo storico che fu fondamentale per la mia vita artistica e lavorativa attuale e che mi vide semi protagonista sulle pagine di alcune delle riviste di computers tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 2000. Molti di voi mi conoscono dalle pagine di Axe e di Macworld, su cui ho scritto per decenni riguardo l'audio recording, ma pochi sanno che la mia attività di scrittore nasce nel 1987, all'età di 16 anni, sulle pagine del mitico Zap. E soprattutto sul successivo Macintosh Magazine, in cui recensivo i primi software audio di recording, i plugin e soprattutto creavo tutorial cartacei sulla configurazione dei primissimi computer portatili dedicati all'audio recording. Ho quindi negli anni tra il 1987 e il 2010 scritto migliaia di articoli, tutorials e interviste su diverse riviste di settore ed una parte importantissima della storia dell'informatica l'ho raccontata adesso nel mio nuovo libro Commodore 64 contro ZX Spectrum. Chi ha superato i 35 anni sa già di cosa sto parlando. È stato un periodo storico fondamentale per tutto il mondo ed ebbe inizio proprio nel 1987. Grazie ai primissimi home computers, il Commodore 64 e lo ZX Spectrum, che raggiunsero le case di tutto il mondo stabilendosi come standard informatico da quell'anno in poi. Ricordiamoci ad esempio che prima negli anni 70 i computers erano enormi, scomodi e soprattutto costosissimi, appannaggio di università e ingegneri che attraverso i primi linguaggi di programmazione li utilizzavano in ambito matematico e scientifico. Figuriamoci in casa per giocarci. Oggi abbiamo tutti un computer in casa, anche più di uno. Io stesso, non buttandoli nei vari anni, ne ho diverse decine in magazzino che utilizzo tuttora per recuperare alcune session molto vecchie di album famosi. In questo libro però non parlo soltanto di retrocomputing, come oggi viene definito il fenomeno, ricordandolo come se fossimo nati nella preistoria o diverse ere geologiche fa, né tantomeno parlo di nostalgia, ma di riscoperta, di un viaggio che effettivamente durò 10 anni, dal 1982 al 1992, dove gli 8 bit erano sufficienti a renderci felici e la tecnologia era abbastanza tangibile. Questo discorso della tangibilità sarà un argomento che riprenderò anche in altri video, che dedicherò però alla musica, e ne ho già accennato in un video su Music Off, e come dicevo fa riferimento alla completezza dell'esperienza, di una qualsiasi esperienza che per essere assimilata completamente necessita, a mio avviso, ma anche d'accordo con altri scienziati, di tutti e 5 i sensi. Oggi, soprattutto in campo informatico, il tatto, l'olfatto, ma anche il gusto sono completamente estranei dall'esperienza virtuale, nella quale ci stiamo immergendo sempre di più ogni giorno. Sto pensando anche ad un libro più intenso su questo argomento con un mio amico neuroscienziato, ma ne parleremo in futuro. Ritornando al 1982, il Commodore 64 e lo ZX Spectrum vengono presentati al mondo come i computer pensati per le masse. I computer che tutti o quasi potevano permettersi, adatti allo studio, ai calcoli, ma anche e soprattutto ai videogames. Ed infatti proprio i giochi furono il veicolo che noi tutti abbiamo utilizzato per approcciare all'informatica nell'epoca considerata magica. L'impatto di tutto questo fenomeno fu così forte e potente che addirittura Time Magazine dedicò la sua copertina Man of the Year ad un computer con l'enigmatica frase che diceva: "The greatest influence for good or evil is not a man at all, it's a machine, the computer." La più grande influenza nel bene e nel male non è affatto l'essere umano, è una macchina, il computer. Anche la neonata rivista Video Games, infatti, proclamò poi Man of the Year Pac-Man. Ma il 23 aprile del 2022, ed è la data che mi ha fatto scattare la molla per questo libro, ci ha ricordato il 40° anniversario di queste due macchine. Sono sicuro che arriveremo ad un 50° anniversario continuando a parlarne, sviluppare e continuare ad utilizzarle. E la domanda che spesso sorge spontanea è: perché stiamo parlando di Commodore 64 e ZX Spectrum nel 2023?
La risposta potrebbe anche essere semplice, perché soprattutto come hanno fatto queste due macchine a superare la loro naturale obsolescenza? Chi vorrebbe utilizzare ad esempio un cellulare di 15 anni fa? Chi userebbe l'autoradio a cassette in macchina? E chi avrebbe voglia invece di una TV a tubo catodico, pesantissima, ingombrante e ovviamente dannosa? Perché questi due computer hanno superato il loro tempo? E questo ci permette di collegarci ad un'altra domanda, e che dovrebbe essere: come siamo arrivati ad internet e all'intelligenza artificiale? Ricordiamoci che già nel film storico celebre War Games entrambi gli argomenti tenevano cattedra. C'è sì una componente nostalgica da un lato e c'è anche fascino riguardante l'imperfezione dall'altro, che per quanto possa sembrare assurdo cattura ed emoziona. Emoziona soprattutto l'animo che fatalità non trova più grandi stimoli né immaginazione nei nuovi paradisi virtuali. Giocare oggi a Tomb Raider a 60 frame al secondo non è purtroppo divertente come quando lo giocavamo a quadrettoni sulla PlayStation 1. Figuriamoci in un mondo super pixelato, completamente privo di tridimensionalità, come erano i computer a 8 bit. Eppure riscuotono ancora successo i cartoni animati come Pixels o i Lego stessi, che tutto hanno fuorché definizione. Allora forse non si tratta di essere vecchi nostalgici o boomer rincoglioniti. Chi ha vissuto quel periodo come me ha dato molte cose per scontate, ma proprio l'immersione, forse la fame di conoscenza, l'imprecisione grafica ci danno modo di entrare più fisicamente nell'universo informatico. La pixel art è esplosa negli ultimi anni, come anche la retromania in diversi campi, dai computer ai videogames, come anche nella musica, i vinili o le cassette. Un rifiuto, a mio avviso, conscio e naturale, perché ci contrapponiamo a questa virtualizzazione estrema che spesso dirige verso un transumanesimo a cui nessuno vorrebbe veramente aspirare. Così, durante la pandemia, oltre a fare i corsi di Studio One, ho avuto l'occasione di richiamare e sentire alcuni miei vecchi amici degli anni 80, sia italiani sia inglesi, e che furono i veri protagonisti di quel periodo, e ho constatato con molta gioia questa voglia di andare oltre il limite di quei computer come se non fosse mai finita, tanto che ad intervalli regolari ci sono stati nuovi progetti hardware, ma soprattutto nuovo software e nuovi videogames scritti proprio per quelle macchine in particolare. Così li ho ricontattati ed abbiamo scritto un lungo racconto di 256 pagine. Il numero delle pagine, come dicevo, non è casuale. Questo libro narra brevemente la storia di ciò che accadde, ma approfondisce, svela alcuni retroscena di quello che all'epoca non trovava spazio sulle riviste o fosse non divulgabile al grande pubblico. Eccomi quindi in compagnia di tantissimi amici come Carlo Sant'Agostino, Chris Wilkins, Clive Townsend, Jim Bagley, Luca Bordoni, Alessandro Grussu, Simon Goodwin, Massimiliano Anticoli, Lucio Bragagnolo, Alessandro Dorigatti, Simone Maiocchi, Stefano Paganini, Leonardo Vettori, Antonio Savona, Mario Prato, Victor Trucco, Alan Turvey e tanti tanti altri, che hanno fisicamente contribuito alla diffusione dell'informatica in Italia e nel mondo e che scrivevano sulle famose riviste come appunto The Game Machine, Zap, SuperSync, Loader Run, Commodore Gazette, Crash, Sinclair User, eccetera, eccetera. Quello che è uscito fuori è un libro a colori pregno di cose nerd, storie, racconti, esperienze di vita, pirateria, disastri, rinascite ed una certa quantità di sorprese che riportano tutto il testo ed il libro stesso negli anni 80 fisicamente. Ho inserito infatti una chiave segreta nascosta nel testo che, svelata, vi catapulterà su un'area altrettanto segreta del mio sito, dove poter scaricare tantissimo materiale audio, video, giochi che necessariamente non potevano essere presenti nel libro. Inoltre, prendendo l'idea dei libro games, quindi di Lupo Solitario, ho inserito un dado ritagliabile, lo trovate nella bandella interna del libro, eccolo qui, per poter navigare casualmente all'interno del testo e fare proprio l'esperienza della lettura. Al termine del libro c'è anche una guida su come riaccendere i nostri vecchi computers, come rimetterli in funzione e come eventualmente poterli riparare. Su questo canale poi troverete ad intervalli regolari dei video dedicati all'uso dello ZX Spectrum e del Commodore 64, in ambito musicale soprattutto, dove ancora li utilizzo.
e ci sarà tanto altro ancora. Infine voglio presentarvi questa magnifica copertina dedicata alla recente scomparsa di Oliver Frey, artista e disegnatore anglosassone di tutte le cover delle riviste che ci hanno accompagnato negli anni 80 su Crash e su Zap, facendoci sognare mondi descritti dai videogames trasformando in acrilico ed aerografo quello che erano fotoni in pixel. Per questa cover ho chiesto un enorme sforzo al mio carissimo amico Luca Papeo, che voi tutti conoscete già come tra i più grandi disegnatori di manga del pianeta, che entusiasta ha creato il soggetto del titolo del libro. Vado così fiero di questo libro che ho chiesto all'editore Minerva di creare due edizioni supplementari con un poster in celofanato insieme al libro, come accadde anche per il mio libro precedente che parlava di Goldrake. Per chi ha acquistato questo libro c'era anche un'edizione speciale con il poster all'interno e che è ordinabile soltanto sul sito di Minerva Edizioni. La seconda versione limitata, ancora più limitata, chiamata Collectors appunto, è una versione più estesa dello stesso concetto, in cui abbiamo il libro, il poster gigante che vedete qui dietro di me, un secondo poster con all'interno una versione tridimensionale della copertina guardabile, quindi visibile, con gli occhiali 3D allegati al libro, ed un poster supplementare riguardante la mappa di Saboteur 2 che fece all'epoca, quindi nel 1987, per Zap, che non fu pubblicata. La mappa poi è stata completata quest'anno, revisionata da Clive Townsend e pronta per essere stampata insieme al libro in soltanto 100 copie. Quindi la versione Collectors è veramente super limitata. Vi ricordo che queste due versioni sono acquistabili soltanto dal sito di Minerva Edizioni che vedete sotto. I miei proventi poi verranno utilizzati per la realizzazione di altri video tutorial sull'argomento retrocomputing e musica. Nei prossimi mesi sarò in giro per l'Italia per la promozione del libro e spero di vedervi per poter parlare di cose nerd, bere una birra e fare due chiacchiere sull'audio recording. Negli anni, grazie alla mia attività di sound engineer, ho restaurato diversi software da cassette audio che poi rendo disponibili in forma gratuita sul mio gruppo Facebook dedicato allo ZX Spectrum Sync Lab Italia. Troverete il link nella descrizione del video e sarà presto creato un video sul restauro audio dei software salvati su un nastro. Non è il primo libro strano che scrivo. Ho infatti pubblicato Goldrake, la storia di un mito, nel 2014, che narra l'impatto culturale che Goldrake e i cartoni animati giapponesi hanno avuto sul nostro paese negli anni 70. Lo trovate sempre su Amazon. Spero che questo libro diventi uno dei vostri regali preferiti di Natale e che vogliate regalarlo ad un vostro amico, come il computer fu il regalo più richiesto a Babbo Natale nel 1982. Ciao, a presto!